avanti con la lezione di chitarra di accompagnamento, perché è quella più richiesta per il momento. E quindi accompagniamo con degli accordi. Gli accordi vengono scritti graficamente su questo sistema, che è questo sistema europeo. La chitarra quindi viene vista come se la vedessimo in questo modo, e quindi la tastiera viene vista così, e le corde vengono viste in questo modo. Qui c'è la sesta corda Mi in notazione internazionale è E, la quinta corda è La, notazione A, quarta corda Re, notazione D, terza corda Sol, notazione G, seconda corda Si, notazione B oppure H in alcuni stati, prima corda Mi e notazione internazionale E. Quindi se noi per esempio vogliamo scrivere un accordo che è il Do maggiore, mettiamo un pallino, cioè il dito, qui sul Do, poi questa corda qua viene lasciata vuota, quindi lasciamo la vuota, poi un altro pallino qui, un altro pallino qui. E significa che le nostre dita le mettiamo in questo modo. Inquadriamo sia il pezzo di carta che le dita e vediamo che le dita le abbiamo inquadrate e messe dove qui abbiamo scritto i puntini. E così andiamo avanti. Allora, abbiamo visto all'inizio che il giro armonico di Do è questo qui, con il Do. Prendiamo il pletto che abbiamo preso un'altra volta, in giù, poi si muove solo questo dito a scendere, ed è La minore, poi si scende tutte le tre dita con Re minore, poi queste due solamente salgono, Sol, quindi il giro, La minore, Sol, settima. Questo è il giro di Do che comunque già avevamo detto. Adesso, se vogliamo fare un altro giro, partiamo con un altro accordo che è preso in questo modo, il mignolo possiamo, lo mettiamo qui. Qui c'è un'apertura da tenere un po' in esercizio, questa apertura qua. Quindi il mignolo qui, il terzo dito, l'anulare sopra, nello stesso terzo tasto. Uno sotto e uno sopra, e poi subito dopo questo. Non è nient'altro che l'ultimo accordo di Do, che l'abbiamo fatto con la settima. Questo dito non lo metteremo più qua, ma lo mettiamo qua, e diventa il Sol maggiore. Poi da Sol maggiore si passa, questo mignolo non si usa più, questo dito qua passa sotto e diventa Mi minore. Questi due rimangono così e scendono di una corda. Alternativamente si aggiunge questo, diventa La minore. Re settima, così come sta, questi due solamente, questo rimane fermo, questi due scendono uno sopra questo dito e uno sotto questo dito, nel senso come situazione, però tutti e due rimangono al secondo tasto. Quindi da questa posizione qua passa a questa. Quindi ritorniamo Sol, si muove solo questo, Mi minore, si rimangono, poi scende in giù questi due, si aggiunge questo, La minore. Poi questo non si muove, questi due si spostano così. Quindi si può fare più velocemente spostando solo le dita necessarie. Adesso dovremmo iniziare a fare necessariamente a parlare del mezzo barré, perché abbiamo bisogno di questo per poter studiare gli altri accordi, perché è una posizione un po' sembra difficile, ma non lo è, dipende da come si fa. Allora, il barré totale significa mettere il primo dito su uno qualsiasi
qualsiasi dei tasti e non fa nient'altro che simulare questo capotasto qui spostato in là. Quindi se io metto il barè qui, è come se questo pezzo l'avessi messo qui e così via di seguito. Quindi per non iniziare subito col barè più grande, che è più difficile, mettiamo il mezzo barè. Quindi il dito indice prende le prime tre corde, le tocca con il dorso del dito, con il laterale del dito. Proviamo a inquadrare un po', non così, perché così si fa il doppio della fatica e non serve a niente. Quindi leggermente inclinato il dito indice. E deve toccare, non molto, ma deve toccare le prime tre corde contemporaneamente. Poi si può, per esercizio, si può spostare in avanti. Questo è il mezzo barré. Noi con il mezzo barré possiamo già fare un'altra serie di accordi. Che per esempio in La maggiore, il giro armonico di La maggiore, quindi La maggiore, tutte e tre le dita sotto il secondo tasto, uno sotto l'altra, nel secondo tasto, questa è La maggiore. Poi si usa il mezzo barré solamente prendendo le ultime tre corde, in questo caso, un po' più facilitato. Quindi abbiamo detto, prima questo qua, uno sotto l'altro. Poi le ultime tre corde solamente, che è un Fa diesis minore. Poi, sempre un po' facilitato, da questa posizione, questo rimane così, il semibarè, e si aggiungono queste due. Abbiamo il Si minore. Allora, abbiamo il La maggiore. Abbiamo il Fa diesis minore con il semibarè al secondo tasto, poi lasciando il mezzo barè qui aggiungiamo successivamente una sopra l'altra queste tre dita, sempre suonando solo le ultime tre, abbiamo il Si minore e poi il Mi maggiore che senza barè si prende uno toccando la terza corda del primo tasto, gli altri due sopra sul secondo tasto, prendendo tutte e sei le corde di Mi maggiore. Quindi, semibarè, scusate, semibarè solo con le ultime tre corde, poi sempre le ultime tre corde Si minore. Tre giri armonici. L'ultima cosa, vorrei fare l'introduzione al barré totale, che noi abbiamo visto il mezzo barré, però il barré totale prende tutte e sei le corde e il barré totale va, si può già esercitare mettendo l'indice sempre come abbiamo usato per il mezzo barré, sempre un po' inclinato e in corrispondenza della barretta. Quindi non così, così non si sente ma così. Questo per oggi può bastare. Arrivederci.